Martina, un Giro d'Italia molto tosto, molto duro, com'è andata questa esperienza? Beh dai, diciamo che per essere il mio primo giro, insomma, avevo già fatto il giro nel 2018, però con l'obiettivo insomma di fare solo qualche tappa, perché la pista richiamava altri impegni, quindi questo per me è il primo giro iniziato e concluso. Insomma, spero che oggi si concluda bene e di dare il massimo, magari per me si ritaglierà un'opportunità in volata, lo spero. E il bilancio è per ora nella norma, nel senso che comunque abbiamo perso dopo la tappa di Trento, di Rovereto, la nostra capitana Clara Koppenburg, e quindi non possiamo dire che è tutto in positivo, ecco, perché lei è la nostra donna di classifica ed è stata per noi una grande mancanza non avere più lei. Allora, il bilancio lo rimandiamo al finale della tappa. Sì. Hai digerito delle salite belle toste, quindi dai. E dopo sei già pronta per il Tour de France o non avete ancora definito il programma? Sì, no, nei miei piani fare anche il Tour de France, quindi spero che insomma anche tutte queste salite e questo grande blocco di lavoro mi servirà per il Tour de France. Grazie mille. A te. Ciao. Ciao.